saluto tutti i lettori di Readball.com. Finalmente siamo riusciti a mettere le mani in maniera più completa sul nuovissimo LG G Flex 2 terminale con display curvo, che tanto sta facendo parlare di sé in occasione del CES 2015 di Las Vegas. Siamo quindi pronti a farvelo vedere ben più da vicino, senza alcun tipo di magheggio tecnologico, e ci abbiamo semplicemente messo le mani sopra e lo stiamo provando per darvi le nostre impressioni. Partiamo subito dal punto di vista del design. Abbiamo un terminale piuttosto compatto che grazie alla curvatura risulta essere anche abbastanza ergonomico e comodo da utilizzare. Il display ridotto rispetto a quello del G Flex dell'anno scorso, quindi arriva a 5 pollici e mezzo come G3, con risoluzione Full HD, risulta essere abbastanza gestibile anche in una mano sola. La curvatura permette di portare il display al viso e utilizzarlo in maniera più comoda quando si sta parlando al telefono. Le innovazioni tecnologiche non si fermano al display plastic OLED, ma le ritroviamo anche nella back cover che andiamo ad estrarre con questa semplice operazione. All'interno troviamo una batteria non rimovibile a 3000 mAh, anch'essa curva. Questa è una grandissima innovazione tecnologica di LG, che è riuscita ad ottenere questo tipo di componente flessibile e curvo in modo da poter permettere questa curva a tutto il terminale. Non solo, la back cover in plastica è veramente intelligente perché essendo autorigenerante, quando viene graffiata appunto rigenerano i graffi, quindi avremo una back cover sempre in ottime condizioni. Spostiamoci alla parte frontale per vedere come LG ha personalizzato l'interfaccia di questo terminale. Ritroviamo un'interfaccia molto simile a quella di G3, però questa volta il sistema operativo è Lollipop in versione nativa, quindi sicuramente un salto in avanti rispetto a KitKat che trovavamo sulla versione precedente. I tasti sono quelli di Android Lollipop, quindi non troviamo quelli di LG ma bensì proprio quelli di Google, e l'interfaccia devo dire che è molto personalizzata. Non tutti apprezzano questa interfaccia, però devo dire che aggiunge tante funzioni comode, come ad esempio il widget che dà subito delle informazioni rapide su dove ci si trova e su quello che si sta facendo, ma anche sul meteo e altre informazioni come ad esempio i nostri impegni. L'interfaccia della fotocamera da 13 megapixel è anch'essa leggermente diversa rispetto a quella che avevamo visto su G3, un pochino più completa, un pochino più ricca, e nella parte posteriore abbiamo appunto una fotocamera da 13 megapixel con stabilizzatore ottico e autofocus al laser e doppio flash LED, mentre nella parte frontale del dispositivo c'è una fotocamera da 2,1 megapixel. Sicuramente, essendo questo un terminale non definitivo, le prestazioni non ricalcano quelle che saranno poi quelle del G Flex 2 al momento del lancio, però il processore Qualcomm Snapdragon 810 64 bit octa-core si fa decisamente sentire. È un terminale molto molto veloce anche nell'apertura delle applicazioni, nel passaggio da una all'altra grazie all'interfaccia del multitasking, che come potete vedere ricalca quella di Lollipop, e quindi sicuramente non c'è da rimanere delusi con le prestazioni di questo terminale. Noi volevamo farvi vedere più da vicino, in maniera davvero esclusiva, tutto ciò che riguarda LG G Flex 2. Noi siamo davvero ansiosi di provarlo in maniera più completa a partire dalle prossime settimane e dal momento del lancio. Ancora non si conoscono le disponibilità precise di data di arrivo e soprattutto di prezzo di lancio. Ci auguriamo che sia un prezzo più basso rispetto a quello di G Flex 1, che ricordiamo aveva un prezzo un pochino elevato, però sicuramente questo è un terminale che nel 2015 farà davvero tanto parlare di sé. Noi ci vediamo al prossimo video per Readball.com. Andrea Ricci. Ciao, io sono Andrea. E io sono Gianluca. Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti tutte le novità dal CES 2015. Troverai anche dei vlog e i backstage per vivere insieme a noi la fiera di Las Vegas. Ci vediamo al prossimo video.